Un passetto avanti, ma mentre io non sono niente, voi siete il direttore generale della TONS. Sì, ma io non... Se uno scandalo scoppia, voi solo sarete travolto. Io travolto lo sono d'abitudine, fin dalla nascita, è semplicissimo. Signor Moscatelli, mi pare di aver sentito dire che la vostra carriera avrebbe potuto essere migliore. Ancora terzo contabile, signor TONS, mentre tutti i suoi colleghi... Io credo di poter riparare un'incredibile negligenza commessa fino ad oggi verso un impiegato coscienzioso e fedele, quale siete voi. Vi nomino secondo contabile della ditta TONS. Prendete atto. Signor Moscatelli, ho l'intenzione di fare qualche cosa per la vostra famiglia. Dio, che cosa stupenda poter dirvi sì ai desideri. Grazie, grazie, signor Tuos. Ma veramente non saprei. Ormai siamo vecchi, è per lei che si sogna. Allora la signorina ci dica quello che desidera. Io volevo andare a quel concerto. Ma Titi, ormai è troppo tardi. È già, Titi. No, ma se la signorina lo desidera, possiamo andare in qualche altro posto. Sì, signor Tuos, andiamo a... Dove volete andare? C'è un posto molto elegante, dove ci vanno soltanto i gran signori. Il ragno d'oro. Come potevo immaginare che quell'individuo avrebbe approfittato del vostro nome? Però mi sembra ancora troppo povero. Si potevano fare anche delle nuvole luminose. Bisogna farlo arrestare, è un imbroglione, un farabutto, un pazzo. Vuol rendere la gente felice per veri sogni. Vorrebbe perfino che io gli portassi il diadema tipo 6. Bisogna farlo arrestare subito, è urgente. È urgente? E allora andiamo subito, signor Poschi. Grazie di tutto. E della vostra buona intenzione. Sì, sì. Ma vorrei rimanere terzo contabile. I miei colleghi potrebbero pensare male. La gente è così maligna. Ma grazie, grazie ancora. No, al contrario, ma non capite che proprio per merito mio, se tutta questa gente ha imparato che la felicità è qualche cosa che ognuno porta in tasca senza accorgersene. Potrei fare qualche cosa per voi. Grazie, signor Tuzzi. Non ho bisogno di niente. Io ho delle risorse, delle possibilità. La fuori. Hai fatto bene a non accettare niente dal signor Tuzzi. Certe volte bisogna essere orgogliosi.